Dopo un po' che sei fuori ti sembra tutto molto più bello, il grado di civiltà sembra aumentato, il grado anche di rispetto nei tuoi confronti sembra nettamente superiore, e queste sono belle sensazioni, perché ti danno speranza per il futuro del mondo e dell'Italia. È la prima cosa che ho detto, e se ho preso la decisione a 40 anni di imbarcarmi in questa avventura sicuramente stimolante, ma anche faticosa ed importante, perché sapevo che questo è quello che posso fare ancora, e quindi per me non c'è nessun tipo di sorpresa. Ho trovato un Napoli diverso l'anno scorso, molto intelligente, nel senso che, come ho detto ieri, è una squadra consapevole, è una squadra che sa quando gestire il risultato, quando incominciare ad accelerare e a pressare l'avversario, e oggi ha fatto una partita da squadra che vuol passare il turno, ecco, e quindi è una squadra molto matura. Facciamo così, ragazzi, siamo a Napoli e facciamo che passiamo noi a Napoli, no? Così siamo tutti felici e contenti, anche perché obiettivamente ce lo meriteremo. Il Napoli sta facendo un qualcosa di molto importante, e anche noi, secondo me, siamo, al di là poi insomma dei momenti di difficoltà che ci sono nella partita, però siamo, secondo me, in grande crescita come squadra, come voglia di soffrire e come solidità, e questo è, secondo me, molto, molto importante. Beh, diciamo che la Juve, ragazzi, è la Juve, perché obiettivamente già l'anno scorso e gli ultimi anni, secondo me, eravamo i più forti per ovvie ragioni, e quest'anno ha preso il giocatore più forte del mondo insieme a Messi, però devo dire la verità che io con Mbappé e Neymar non mi lamento, perché sono veramente due giocatori sensazionali, che ti diverte potersi allenare con loro, mi diverte veramente tanto.